a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questa nuovissima reaction. Ebbene ragazzi, qualche giorno fa c'è stato lo State of Play, dove appunto Sony ci ha mostrato robette interessanti, oserei dire, fra cui quello che stiamo per guardare adesso ragazzi, il trailer di annuncio di Death Stranding 2 on the Beach. Evidentemente il gioco si chiamerà proprio così, quindi Death Stranding 2 sulla spiaggia. E che dire ragazzi, ho un hype che non potete secondo me neanche immaginare per quanto riguarda questo gioco, perché io personalmente ragazzi ho amato profondamente il primo Death Stranding. A dispetto di tutto quello che è sempre stato detto su questo gioco ragazzi, io l'ho trovato un'esperienza veramente unica nel suo genere, soprattutto dal punto di vista emotivo, perché purtroppo questo gioco ragazzi secondo me è stato estremamente sottovalutato a causa di alcuni suoi evidenti difetti. Io non voglio difenderlo a spada tratta, nascondermi dietro un dito e dire che quel gioco è un gioco perfetto, perché è chiaro che non lo è, nonostante comunque volesse portare innovazione per quanto riguarda il gameplay. Proprio il gameplay ragazzi è stato forse l'aspetto meno apprezzato dai videogiocatori, anche dalla sottoscritta, vi dirò perché. Io Death Stranding l'ho comprato al lancio ragazzi, lo avevo iniziato e vi dirò, ad un certo punto a causa del nervosismo che mi causava proprio il gameplay, che mi causavano le meccaniche di gioco, ho dovuto interrompere, ok? Quindi mi sono fermata, ero talmente nervosa ragazzi che mi sono detta no, mi devo fermare, non riesco a continuarlo. È passato un mese, ok, da quando avevo interrotto questa esperienza videoludica, e dopo un mese mi sono detta non voglio soffermarmi alla superficie, quindi non voglio farmi fermare dal gameplay, voglio esplorare più a fondo questo gioco, perché comunque ragazzi si tratta di Kojima, e quindi io sentivo dentro di me che quel gioco dal punto di vista narrativo e proprio dal punto di vista della trama nascondeva qualcosa di molto più profondo, qualcosa che meritava assolutamente di essere scoperto. E quindi appunto dopo un mese di interruzione ho ripreso in mano Death Stranding e quindi ho cercato di andare al di là del nervosismo che magari avrebbe potuto causarmi il gameplay, e non potevo fare scelta migliore ragazzi, perché quel gioco mi ha regalato con la storia delle emozioni veramente uniche. L'ho giocato soltanto una volta, forse proprio frenata dal gameplay, però vi dirò sinceramente ragazzi che sto seriamente pensando di portarlo come serie qui sul canale. E mi direte ma l'hai già giocato? Significa niente ragazzi, avevo già giocato anche The Last of Us, anche The Last of Us parte 2, nonostante tutto li ho rigiocati qui sul canale perché ci sono giochi che meritano secondo me ragazzi di essere portati come serie, e sono state comunque esperienze uniche, perché quando hai di fronte a te un gioco che è ragazzi una roba incredibile, non puoi che comunque emozionarti sempre allo stesso modo come se li giocassi la prima volta. E quindi vorrei dare un'altra possibilità a Death Stranding proprio qui sul canale, poi magari sarete anche voi ragazzi a dirmi se l'idea vi aggrada o meno. Ovviamente non sarà a breve, perché comunque adesso stiamo portando altre serie, avevo in mente di portare altri giochi prima di rigiocarmi Death Stranding qui sul canale, però mi farete appunto sapere ragazzi se a voi l'idea piace o meno. E quindi tutto questo spiegone incredibile per appunto farvi capire quanto io abbia amato Death Stranding, perché dal punto di vista narrativo ragazzi è qualcosa di assolutamente fenomenale, di assolutamente bellissimo. E quindi quando avevano annunciato il sequel, perché suppongo proprio sia un sequel ragazzi, io cioè emanavo felicità da tutti i pori letteralmente, e la emano tuttora, solo che adesso la felicità si unisce all'impazienza, perché ragazzi ovviamente questo gioco io lo comprerò al lancio ad occhi chiusi, non mi voglio far frenare da niente, perché sono sicura che Kojima sarà capace di fare un altro lavorone della Madonna, concedetemi questo termine, e quindi sono altrettanto impaziente di guardare assieme a voi questo trailer, anche perché tra l'altro dura la bellezza di 9 minuti e 40, quindi suppongo che abbiano mostrato anche appunto lati del gameplay per essere così lungo, per cui direi di non perdere più tempo e di andare a guardarlo insieme. PEGI 18. Non sono pronta? No, non sono pronta.
Welcome to Drawbridge, Sam, and to the GHV Magellan, our mobile base of operations. Come on, I'll help you get your bearings. This is the ship's armory. Here you can check your weapons and put them through their paces. Oddio! These rooms over here belong to other members of the crew. They're pretty much the same as yours. And the shower's down at the end. This is one hell of a ship you got here. Courtesy of the UCA, I'm guessing. No. As I told you, Drawbridge is a civilian outfit. But we do have a generous patron with access to plenty of capital and tech. Sounds like a... Allora, scusate ragazzi, io non so se ci sono i sottotitoli. Ok, ci sono i sottotitoli. Ci sono in italiano. Direi di attivarli perché non sono sicura di capire tutto al 100%. Scusate l'interruzione. UCA Big Shot. Don't ask me. We've never met face to face. They value their privacy. Seriously? No better than to believe that bullshit. It's the same deal as America. The people here are all spread out, cut off from one another. We want you to help us bring the world together. Sam, would you mind if I joined you? Humor him. His knowledge and experience will probably come in handy down the road. Yes. Really, Sam? Your buttocks? What about shotgun? I prefer the driver's seat. Sam, do you read me? You'll first need to access the Mexico side plate gate terminal. After we've confirmed network coverage, we can take the DHV Magellan and regroup at your position. The problem is, not everybody wants to be part of the UCA. That's not the plan, Sam. The UCA isn't looking to expand its borders. Just like with Mexico, they want to bring new regions into the network. Anyway, the DHV Magellan's here to back you up. As always, you'll be the one leading the way to expand the network. What's your role in all this? You're the commander, huh? That's right. These days I'm fragile in name only. You brought America together. Helped it be reborn as the UCA. But I'm afraid Death Stranding is far from over. Humanity is still in danger. Still on the brink of extinction. Don't act like you don't see it. A lot of things changed after you went off on your own, especially within the UCA. Bridges no longer oversees the distribution network. They withdrew once things were up and running. So your friends and co-workers all went their separate ways. Within network coverage, there's no need to rely on human porters anymore. So after I closed up shop, I went and started a new group. One that handles work in regions outside the UCA.
We decided to call ourselves Drawbridge. With the support of the Chiral Network and APAS, humanity will be free from the need to move around. Bots are capable of handling deliveries. He's alive. He called himself a ghost, but... He found a way back from the beach just so he could kill us. He said he came back to get revenge on you and me. Hey, brother. Did you miss me? Yeah, I figured you'd pay this place a visit. Seeing as how I've been distributing the fruits of this fine factory all over the continent. Guns and violence, the whole damn world could be yours. Same as it ever was. Oh. Looks like you decided to trade in that rope for a stick this go-around. Well, I suppose even a porter has to pull the trigger from time to time. Oh, what about you? Hey, buddy. Are you just another soulless little husk, huh? Let go of me! Oh. Pathetic guitarist, where's the rest of your band? Well, ain't that something? Was it you, Hex? Huh? Was it you that killed Lou? You still don't know, do you? What the fuck? See what we can find on Lou. If you want answers, you're gonna have to find them yourself. But the ones you do find, well, that pain you nurse will only get worse. Sam, the man in the dark about everything. Don't forget. Coming on this expedition was meant to help you find the strength to carry on. And you have. We all know you've got this. Now it's time to finish the journey, Sam. Please understand, Sam. We never meant to string you along. That chrysalis, we found her inside. It was filled with a fluid that contained amino acids. One's identical in structure to the kind found in tar. I'm sorry, there are amino acids in tar? As in proteins? Of course. How else did you think that chiral creatures could emerge from it? Some have even theorized that the tar is a sort of primordial soup. I was there. I saw her home. And it was a hellhole. You see, after you left Bridges, I decided to do a little digging. Now, according to them, BB-28 was flagged for disposal and subsequently incinerated 4 years ago, long before you and Lou first met. Oddio. Allora ragazzi, io sono veramente senza parole perché io penso che la prima cosa che colpisca in assoluto sia l'aspetto tecnico, grafico
visivo di questo gioco, che già era qualcosa di meraviglioso sulla precedente generazione, su PS4. Su PS5 sembra, ragazzi, qualcosa di ancora più avanti, che non so come facciano ancora a fare ancora più avanti, ma ci riescono alla grande. Il comparto tecnico di sto gioco sarà una bomba, ragazzi. Una bomba, cioè qualcosa di veramente meraviglioso. Adesso io purtroppo non ho capito benissimo fino in fondo tutto quello di cui hanno parlato, perché sì, c'erano i sottotitoli, ma a parte che erano, mi sa, un po' in ritardo o in anticipo, adesso non ricordo, ma comunque hanno parlato veramente di tante cose, ci hanno fatto vedere tante cose e ci hanno fatto vedere quello che mi sembra di aver capito quasi sicuramente sarà l'antagonista di questo sequel, che a quanto pare ha ucciso Lou. Oddio, così ha detto Sam. Poi sicuramente tante cose, ragazzi, saranno spiegate, ma secondo me sarà una roba talmente cervellotica che non si potrà capire fino al momento in cui la si giocherà, ovviamente, perché avrà talmente tanti aspetti, talmente tanti dettagli da spiegare, talmente tante spiegazioni da dare, che fino a quel momento, ragazzi, ci si capirà poco e niente, secondo me. Ma è tutto meraviglioso, cioè, poi a parte sto tizio che c'ha come arma quella che sembra una chitarra, cioè che spara a colpi, non lo so, ragazzi, è una roba incredibile. Poi l'altro tizio con una katana, cioè queste sono proprio, regà, le cose che immagina Kojima, cioè è sempre stato, no? Tanto avanti su queste cose, è un visionario, questo l'abbiamo sempre saputo, lo è ancora. Quello che ha detto Kojima è che cercherà sempre di più di far sì che la distanza fra videogiochi e cinema si assottigli sempre di più, e sono sicura che ci riuscirà alla grande, perché già con Death Stranding comunque in parte, ragazzi, c'era riuscito, chissà qui sicuramente ancora di più, e sicuramente ancora di più, ragazzi, in futuro. Secondo me, date tutti gli strumenti possibili a quell'uomo e vi tirerà fuori qualcosa di straordinario, a mio avviso, e questo gioco sarà qualcosa di straordinario. Ci hanno fatto vedere qualcosina riguardo il gameplay, io pensavo fosse proprio un video gameplay, invece no, ci hanno dato, regà, ci hanno sparato sto trailer lunghissimo in cui però ci hanno fatto vedere qualcosina di gameplay, che mi sembra di aver notato sarà comunque molto simile al primo, e quindi si tratterà comunque di camminare tanto, di spostarsi tanto principalmente, avremo anche dei mezzi a disposizione come nel primo. Fatto sta che a quanto pare i corrieri non ci sono più, mi sembra di aver capito, perché i robot hanno preso il loro posto, quindi c'è stato un momento in cui diceva gli umani non hanno più bisogno di spostarsi perché ci pensano i robot, e quindi evidentemente c'entra qualcosa questo tizio che ci hanno fatto vedere. Che dire, ragazzi, wow, cioè io sono allibita, quindi evidentemente Lou non c'è più e Sam va sulla spiaggia per stare con lui. Già questo, ragazzi, mi strazia proprio, mi lacera l'anima tantissimo al lancio. Già l'avevo detto prima, lo ripeto adesso, non avevo bisogno di guardare questo trailer, ma questo non fa che confermarmi il fatto che lo comprerò al lancio ad occhi chiusi. Non vedo l'ora, ragazzi, veramente non vedo l'ora di giocarlo. Tra l'altro, adesso ovviamente abbiamo sentito in lingua originale, ma Death Stranding appunto era stato doppiato e a me il doppiaggio mi era piaciuto veramente tantissimo, quindi spero che manterranno quel livello di qualità di doppiaggio anche in questo sequel, ma penso proprio di sì, cioè non potrebbero cannarla, regà, su un gioco del genere, quindi incrociamo le dita. Ovviamente, ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne avete pensato. Questa reaction termina qui, grazie a tutti, un bacione, obdosh a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao. Minchia, mo chi l'aspetta il 2025?